Forza Milan. Le licenze poetiche sono Esatto. tutte per te oggi. Dai, vogliamo gli hater, perché fino adesso ci amano tutti quelli che ci scrivono. Toiter. Io li ho gli hater, lo sai. Lo so, infatti io un po' ti invidio tutti quegli Cioè, hai gli hater? Sì. Che culo, anch'io li voglio gli Quei pezzi hater. di... Sai cos'è la cosa divertente? Che non si fanno vedere perché hanno paura che io li meni. E la cosa Perché divertente sei è che a Roma palestrato? hanno anche ragione. Ah, che senso, hanno ragione. Che se per caso io li becco questi qua per strada, gli do di santa ragione e poi Non mi si può dire, questo è allontano. politically correct. Ma molto futurista come cosa. And trois. Ma io sono meglio di Capodanno. Bentornati sul nostro canale e se è la prima volta che approdate da queste parti, benvenuti. Oggi siamo in compagnia di uno scrittore di talento, Ivano Porpora. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto nel nostro divano dalla difficile prossemica. E cominciamo subito a parlare di te. Ah, tu devi dire qualcosa? Io ti stavo dicendo, aspetta un minuto che devo dire le mie cose. Tu hai detto le tue, io dico le mie. Allora, io lo so che quelli che ci guardano non si sono ancora iscritti. E allora, come dicevamo, iscrivetevi al E canale cliccate anche la e campanella. cliccate la campanella. Bravissimo, guarda che bella. Grazie. Mettete like. Il like se vi piace la puntata, anche se non vi No, anche se piace, non vi anche piace. se non vi piace, però spammatela a chiunque, fatela Esatto. guardare a tutti coloro che conoscete, perché magari a qualcuno potrebbe anche interessare questa che vedrete adesso e tutte le precedenti. Buongiorno. Buongiorno, ben arrivato. Dunque, di che cosa parliamo? Ah, io Come sono qua. stai? Molto affaticato, Questa. sono veramente molto stanco. Non so se si può dire, ma Sì, sì. Che certo. sei molto Abbiamo stanco? parlato Sì, sì, sì. di bastonate fino adesso. Beh, direi che Abbiamo parlato sei. non di bastonate, abbiamo parlato di Di mazzate. Di mazzate, mazzate. mazzate. E, sì, no, sono molto stanco, però sono felice di essere qua perché poi, fra l'altro, si può dire che siamo a Pesaro. Sì, Sì. certo. Si può No, no, dire che se, siamo sì, sì, a Pesaro. È sì, sì. una città enormemente calmante, che dà proprio il cool down, quindi stamattina ci siamo tolti le scarpe, siamo andati a fare una passeggiatina nell'acqua, mi sono preso il caffè, visto che un po' di caffè immagino si parlerà, È appena appena, sì, anche di sì, quello. abbastanza, dai, Ci siamo direi presi il che. caffè sulla spiaggia e devo dire che queste qui sono sempre le cose che ti danno un po' di, appunto, di calma, di ritorno al centro che è importante. Secondo me è anche un momento della mia vita in cui comunque c'è voglia di ritornare al centro. Adesso non è per spalmare il libro perché chi se ne frega, però è proprio Tanto è è lì, anche di quello che tanto è parla. lì, voglio dire, quindi. Esatto, è anche di quello che parla, cioè della voglia che in certi momenti abbiamo di ritornare alle origini, di sfrondare tutto quanto adesso non ho idea del giorno in cui uscirà il podcast, quindi probabilmente è fuori tempo Neanche massimo. noi. No, e sono contento che sia fuori tempo massimo, però c'è anche un corso di scrittura che sto facendo partire che parla proprio di quello. Cioè, ho voluto come sottotitolo Ricordi il tuo nome. Il nome è La Radici. dici che è Allora, E... diciamo anche che Ivano, oltre ad essere uno scrittore Esatto, di talento, è esatto. anche un mio competitor. No, scherzo. Però è bello il fatto che È si un faccia una puntata insegnante. con un competitor. No, me la sto tirando. È anche un insegnante di scrittura creativa. Ti definisci così, insegnante di scrittura creativa? Allora, sì e no, sì e no, nel senso che in Italia c'è un disprezzo nei confronti del termine scrittura creativa e a me non me ne frega proprio niente, nel senso che alla fine, cioè, è una cosa tremenda, se ci pensi. È una bellissima coincidenza che siamo nati tutti quanti nello stesso periodo storico. Cioè, tu potresti essere nata nel 1300, no? Ok. Ok, lui potrebbe essere nato nel 2100, potrebbe essere lì a lamentarsi, che cazzo ci faccio nel 2100, Il eccetera. ragazzo del E futuro invece davanti. siamo nati, Esatto. non solo siamo nati indicativamente in anni simili, cioè io sono del 76, Io forse... 78. Io 71. Ok, quindi siamo ma proprio stiamo proprio vivendo lo stesso tempo, che vuol dire che abbiamo gli stessi ricordi, che ci emozionano le stesse cose, che ci porta avanti anche
In qualche modo quello che abbiamo notato nella nostra vita è quello che non abbiamo notato nella nostra vita, cioè è dell'altro giorno la morte di Berlusconi, al di là di tutte quante le connotazioni politiche che in questo momento, almeno personalmente, non mi interessano, però viene da dire comunque in ogni caso ha fatto parte del nostro, dello scenario della nostra vita, cioè c'è stato comunque uno scenario, leggevo stamattina l'anticipazione di un articolo, non leggevo l'articolo, però diceva... noi comunque in ogni caso dobbiamo essere in lutto, in ogni caso, perché che festeggiamo la sua dipartita o che ne piangiamo o che non ce ne freghi niente, comunque si sta rompendo uno scenario nel quale lui aveva sdoganato delle cose che internamente a noi c'erano comunque, cioè noi siamo comunque venuti su, dico in particolare noi maschi. Siamo venuti su con i film del Vish Fenech in cui era normale a un certo punto vedersi le tette della Fenech. Tu in quanto femmina sei comunque venuta su con gente che si guardava i film della Fenech in cui a un certo punto si aspettava i film della Fenech. A me viene sempre in mente un film che fra l'altro è bellissimo, che è La patata bollente con Renato Pozzetto, Massimo Ranieri e la Sì, Fenech, che è un film in cui Massimo Ranieri incredibile. è È omosessuale. omosessuale, è un film incredibile perché è un film che precorre i tempi in modo assurdo. Cioè, io quando ero ragazzino, quindi stiamo parlando, metti alle medie, quindi siamo nel 1989, Sì, forse 88, prima. da noi l'insulto naturale, normale era culotton, ok? Quindi cioè, non ci vuole mica tanto per tradurlo. Oppure si diceva ricchi. Si diceva questo, quello e quell'altro. La patata bollente che è di 10 anni prima sdoganava, rompeva un po' il meccanismo perché c'era il Gandhi, se non mi sbaglio, l'interpretatore Renato Pozzetto, era un sindacalista e era un grande amante delle donne, cioè un focoso amatore in particolare della sua compagna e a un certo punto doveva prendere le parti di questo ragazzo omosessuale che era interpretato appunto come dicevi giustamente, da Massimo Ranieri. E l'intero film è volto a dimostrare come si può rompere il luogo comune del gay, come dire, come persona necessariamente fragile, dell'uomo invece amatore come persona necessariamente forte. Era molto ficcante, molto attraente. Però c'è un punto in questo film che all'epoca non notava nessuno, che Hedwig Fenech comunque si faceva il bagno nuda. Che comunque a un certo punto si vedeva il seno, che comunque era una. Le veniva, mi sembra, anche toccato il culo. Cioè, comunque tu eri talmente Non me lo ricordo così attento. bene. Mi Sì. ricordo solo a grandi linee la trama, ma non me lo ricordo così Ma bene. perché eravamo così attenti alla tematica omosessuale che ci perdevamo di vista un aspetto che invece faceva da sfondo, e quello è. Secondo me è quasi più interessante dell'altro aspetto che le cose che ci fanno da sfondo sono quelle che in realtà ci formano, ok? Perché sono ideologie che ci O arrivano. in contrasto o in affinità. Esatto, ma molto più spesso in affinità perché sono comunque cose che ci arrivano e che noi per capire lo scenario di cui si sta parlando dobbiamo in qualche modo accettare, ok? È proprio un frame che dobbiamo accogliere. Quindi per sintetizzare, cioè per chiudere la risposta, scrittura creativa, sì, la chiamo scrittura creativa, chi se ne frega, tanto dobbiamo parlare di queste cose qua, chiamatele come cacchio ne avete voglia. Caspita, abbiamo dovuto fare il giro orario. Oh, però bello. Tra le altre cose, quel film, secondo me, era davvero, come hai detto tu, avantissimo, Sì. perché diceva le stesse cose, per esempio, delle quali abbiamo parlato anche con Federippi, no? Sì. Cioè, i Ecco, diritti. lei in contrasto sarebbe No, no, stata no, guarda che, come. per esempio, in quel film, a un certo punto, l'uomo macio e l'uomo omosessuale diventavano amici, Sì. stringevano un'amicizia tale per cui si passava proprio il messaggio: oh, siamo persone, non siamo io figo, tu brutto. Siamo sul piano Siamo, reale, siamo sul sì, piano siamo reale. persone e io posso darti una mano, sebbene Beh. tu ideologicamente non mi dovresti sopportare, ma invece no. E era veramente fighissimo. Anzi, poi lo mettiamo anche questo come. Secondo me nei titoli, se non volete No, guardare, mi avete preso la sprovvista perché io questo film non l'ho è visto, pazzesco, è quindi. pazzesco. Allora, ci sono delle cose che vabbè, è figlie di quegli anni, ma delle cose se guardate tra le righe molto interessanti. Ma fa parte, scusami, Sì. fa parte secondo me della formazione che noi abbiamo avuto
e che è stata estremamente importante. Io uno dei motivi per cui sono molto infastidito da un certo, non, ovviamente non tutto, un certo cinema italiano di oggi è che ha perso l'approccio alla moralità, ne parlavamo ieri sera anche in presentazione, l'approccio alla moralità che non è l'approccio al moralismo, ma è l'indagine sull'uomo. Cioè, ieri sera parlavamo di Francesco Nuti, Sì. Dio l'abbia in gloria, o Massimo Troisi, o Carlo Verdone. Se tu ti guardi, Carlo Verdone quando va in cerca di Marisol Sì, per lo sì, sì. zoo, oppure ti guardi Francesco Nuti e anche il suo tentativo di amare Giulia e di ritrovare la sua Giulia, il suo grande amore, o Troisi con la Giuliana Dessio in Scusate il ritardo, sono tutti uomini che sono in qualche modo alla ricerca di una propria identità, come noi siamo persone che sono in cerca della propria identità e non siamo chiusi all'interno della macchietta dello stereotipo mucciniano, ok, scusate, dopo se volete tagliatelo, dello No, stereotipo la mucciniano responsabilità è tua, l'hai detto tu. Ah, io me lo prendo tutta quanta la responsabilità, perché tanto quello è brutto cinema. Cioè, è brutto cinema perché è brutto pensare, non è un'indagine, anche Hospite, che non è un'indagine sull'uomo, Ti è sei dichiarato un'indagine. subito, non, purtroppo tu Fallo non ce la finire. fai. No, perché questa cosa, io e lui ci conosciamo ormai da qualche anno, ma su questa cosa non siamo mai stati d'accordo e quindi mi piace subito Ma perché sia cerchi le arrivato immagini? Perché lì. cerchi le scene belle? Cercare le scene belle per uno scrittore è il male Sì, assoluto. è vero. È il male assoluto perché cercare le scene belle. Io sono capace di fare una scena bella, sono capace di scrivere una scena bella, ma a un certo punto io mi devo fermare e dire da che parte sta tirando l'arte e da che parte sta tirando la bellezza. Possono essere insieme. Ma quando sono insieme è perché tu passi attraverso l'arte e trovi la bellezza. Scene meravigliose le vedi. Se guardi il cinema di Angelopoulos, all'inizio ti tiri due maroni esagerati, però a un certo punto ti arriva addosso una bellezza, oppure ti guardi un Fellini, cioè quando vedi che guardi in aria perché sono arrivate le manine, ok, i piumini dei Sì, pioppi, sì, sì, sì. quella lì è un'immagine di una bellezza Quella è l'albero della compagna. No, incredibile, quella è a Marcorda. Marcorra, ok. No, non ha fatto film che si chiama Albero Infatti, mi sa di della Compagna, sì. no, No, mai sentito. ma. Ma No, è un altro film contemporaneo di un altro regista. Ah, Antonino ci ok. No, può sa. darsi che sia Herman Holm. Cioè, tu Può sì, vabbè, essere. Si può comunque. citare tutta la cinematografia di Angelopoulos, vero Oppure Aldo? Sì. non ho mai visto uno, non sapevo nemmeno chi fosse, Ma quindi. anche l'albero degli Ma io sono zoccoli. sempre Cioè, quello più gretto gretto popolare terra terra io. se, È un se, alibi. se tu prova a pensare, se Hospite che avesse filmato l'albero degli zoccoli avrebbe fatto la scena dei contadini che festeggiano con gli zoccoli in aria, È che non vero. è la vita della bergamasca del Sì, 1900, hai capito? è E vero. quindi noi ci siamo scavati in qualche modo, abbiamo avuto l'enorme fortuna come generazione di passare attraverso come dire, un impatto ideologico molto forte, ma l'impatto ideologico che ci ha anche permesso di negoziare tramite appunto queste commedie, questi grandi registi, negoziare il nostro approccio con il sesso, con la vita, con la morale, con la povertà, con la difficoltà economica, la difficoltà politica, insomma, cose che secondo me in questo momento sono molto più difficili. Ecco. Sì, cosa pensi della cancel culture allora, visto che ci hai portato in questa direzione? Mi è venuta così Ma questa domanda. bisogna capire Bello. intanto che cosa si intenda con cancel culture perché a volte è una cosa che non esiste, ok? Cioè la tendenza a ridefinire alcuni termini, alcuni modi di riferirsi all'interno delle opere d'arte, delle opere letterarie, del cinema. Allora, Però è se più tu mi diffusa, parli non, per da noi non è dirti. così ancora Se tu mi tanto parli diffusa. per dire della traduzione, la famosa traduzione modificata, non, che poi non è una traduzione, la riscrittura dei libri Sì, di Dal, sì. Dahl, Da lì si era partiti. Sì, possiamo prendere quello come per esempio. me è tutto il male possibile, ok? Tutto il male possibile, ma la riscrittura dei libri di, che ne so, Mark Twain, la riscrittura dei libri di chiunque, ok? Un libro non si riscrive. Un libro contiene delle cose che non ti piacciono, le leggi come attualmente già facciamo. Il problema è che queste persone qua sono
sono stupide, ok? Cioè, socche come delle capre, e quindi non hanno un apparato culturale. Non hanno mai avuto nessuno che abbia spiegato loro come funziona l'intelletto umano mentre legge. Non è che se io leggo il Mein Kampf improvvisamente mi viene voglia di andare a bruciare un campo Rom, ok? Se io leggo il Mein Kampf, materialmente nella mia testa succede questa cosa qua. Io ho il mio piano morale, ok? Che è quello che sta osservando tutto, e ho un piano morale laterale parallelo che sta entrando all'interno di un rapporto empatico col protagonista per cercare di capire quello che il protagonista mi dice. Cioè, se il protagonista mi dice odio i neri, d'accordo? Io ho il mio piano morale che dice: ah, guarda cosa sta dicendo questa persona qua, non sono per niente d'accordo, d'accordo? E ho una parte mia che dice: ok, cosa succederebbe se io odiassi i neri? Ok? Cosa succederebbe se io fossi lì dentro? Se io sono all'interno di un gerarca nazista, come vedrei la realtà? Questo è un enorme arricchimento, non è un impoverimento. C'era un'idea quando, subito dopo l'Olocausto, c'è stato un movimento ideologico che diceva Hitler era il diavolo, ok? Se il diavolo c'è stato sulla Terra, o meglio, non se. Il diavolo È c'è stato stato sulla sulla Terra Terra ed ed era era lui. Hitler. E la cosa a cui l'obiezione che è stata sollevata è stata, secondo me, meravigliosa, è bellissima e per me è estremamente religiosa. Ed è stata: no, Hitler era umano. E se tu accetti che Hitler era umano, tu devi accettare che cos'è l'uomo. Tu devi accettare che l'uomo, come diceva Pico della Mirandola, può essere sommamente bestiale o sommamente angelico. E a un certo punto ti devi porre la domanda di dove cazzo vuoi andare tu. Se vuoi andare laggiù o vuoi andare lassù. E a volte queste scelte qua noi ce le abbiamo in piccolissimi momenti della nostra vita sommamente morali. Ok, c'è una scienza che si chiama la carrellologia, una scienza morale, fa ridere perché tu Mai dici. sentita. No, esiste, è vera, ok? È Non te No, la sei inventato tu adesso, ce lo garantisci. no, lo garantisco. Carrellologia. Carrellologia, perché dice: se tu fossi su lo scambio dei carrelli di un treno, ok? E tu avessi da una parte una persona Sì. malata, che ne so, malata terminale, e dall'altra parte cinque persone sane. Il treno sta dirottando verso le persone sane. Cosa faresti? Gireresti, azioneresti lo scambio o no? E tu dici: vabbè, sì, dai, è malata terminale, ferma. Chi è Sì, che ti sì, sì. autorizza? Ok? Sì. Non è che stai dicendo è il giusto o non è giusto, stai dicendo le scelte morali che stai facendo sono scelte morali che cambieranno la realtà. E in certi momenti tu pensi di non fare scelte morali in base alla tua non operazione, ma cosa che io adoro. Il tuo non operare nel mondo è una scelta morale, è un intervento. Il nazismo è nato grazie a questo, il Sì, nazismo è nato beh. grazie alle persone che non hanno fatto Noi niente. possiamo discutere di queste cose perché noi abbiamo intorno una cornice che ci permette di riferirci a un'etica libera, cioè strutturata in modo libero, in modo consapevole, almeno nella migliore delle ipotesi. Però non è sempre così. Non in Ma tutto il noi non mondo, siamo oltretutto. all'interno di un'etica libera in Italia. nella possibilità di Poterci produrre esprimere. un'etica libera, cioè attraverso le letture, appunto, cosa di cui ci occupiamo qui dentro, ad esempio, di farci un'idea di quello che noi siamo all'interno del mondo e di quello che vogliamo costruire nella collettività, insieme alla collettività. Però vengono veicolate altre idee che non hanno come fondamento il principio della libertà e sono sempre all'interno delle nostre democrazie. Sì. Però Questo è il problema. scusami, scusami se ti interrompo. Prego. Io stamattina dovevo scegliere se venire con questa maglietta qua o Sì. con quella della Dunder Mifflin, The Office, una Sì, serie che adoro. famosa. E molte persone dicono, dello staff, dicono The Office non avrebbe potuto essere girata adesso. Perché? Certo. Perché contiene dei riferimenti che sono anche scherzosi, che hanno retto la tensione della storia, che
che in questo momento non sarebbero accettati né dagli sceneggiatori, gli sceneggiatori stessi non si permetterebbero di dirlo. Siamo negli Stati Uniti, Sì. ok? Cioè, ad esempio, c'è una battuta famosa che dice Esatto. Oscar, you're gay, boom, roasted, ok, sta facendo il roast, cioè quando ti dico una battuta feroce per, in Italia si dice spento, ok? La persona che lo dice è Michael Scott, che è diciamo così, il capo, esatto, il capo ufficio, Capo ufficio, il capo del interpretato da Steve Carell. branch, sì, esatto, interpretato da Steve Carell, e non è capace di fare il roast, e quindi lo fa in un modo sgraziato e in certi momenti feroce. Dice: Oscar, you're gay, a una persona gay. Questa battuta qua non si potrebbe dire, quindi non siamo all'interno di un'etica, diciamo così, libera. Se io in questo momento su Facebook, in questo momento, se vuoi facciamo l'esperimento, ti chiedo per piacere di dirmi di no, ma se io dico quanto mi piace la scena di Willy Signori in cui picchia il fratello e lo chiama paralitico, ok? Se vuoi ci divertiamo, contiamo i minuti che ci separano dal momento in cui io verrò bloccato per un ulteriore mese. Un ulteriore, perché io sono stato bloccato diversi mesi. Ti racconto una cosa vera. Io sono stato bloccato per un mese su Facebook per aver detto testuali parole. All'epoca pesavo qualche chilo in più di adesso. Mio nipote mi è venuto vicino e mi ha detto: Oh zio, sai che i miei compagni ti vogliono conoscere? Ed era tipo il giorno dopo o 2 giorni dopo che era uscito il Sì, libro. quello Non questo libro, quello precedente. precedente. Io ero tutto contento perché ho detto: Ah, bello, mio nipote si vanta dello zio. E dice: Sì, perché i miei compagni di classe vogliono vedere il mio zio che pesa 120 kg. E io ho scritto su Facebook questa cosa qua e ho detto: se fosse un po' più grande lo menerei. Bannato, bloccato su Facebook, non bannato, bloccato su Facebook per violenza su minori. Ok? Quindi Qui ci sono se molte cose che si intrecciano, sì, sì, diverse violenze. non siamo all'interno di un clima di etica libera, siamo all'interno di un clima di apparente libertà, all'interno di ciò che noi pensiamo si possa dire. Che non è tutto quanto, te lo ripeto, Willy Signori non avrebbe potuto essere girato Io oggi. credo che questo richiamo all'attenzione su certi modi di riferirsi sia un invito a rivedere i contenuti, nel senso che ci sono delle stigmatizzazioni che fanno parte della cultura tradizionale che forse andrebbero riviste. Ecco, da quest'ottica io questo tipo di approccio lo posso capire anche. Poi arriva certo agli estremi quelli che tu poi racconti, quelli che non vengono interpretati, vengono interpretati sommariamente, alla lettera, poi quando siamo sui social andiamo tutti verso la paranoia, Ma lì no? c'è una questione che secondo me io da questo punto di vista sono uno di quelli che con le persone che conosco dico sempre: ricordatevi che non ci sono delle persone lì a leggere ogni nostro post, ci sono dei bot programmati per rilevare certe parole e quelle parole appena rilevate creano delle reazioni nella cosa. Quindi dico. Parole Quella, trigger. sì, quella roba lì, no? E dico, hai ragione, sono d'accordo, perché comunque era una battuta la tua, però questi qui hanno letto, se fosse più grande lo menerei, menare bambino, basta. Ma il punto sai qual è? È che il mio punto non è che Dopo te la dico, non è qual è il il mio blocco, punto. il mio punto non è il blocco di Facebook, perché il blocco di Facebook lo stiamo interiorizzando. Cioè, se io so Interessante Io come tuo so, punto io di mi sono, vista. me ne sono aperto un blog, ivanoporpora.com, quindi iscrivetevi al canale, Al mettete canale il di like, Brioche esatto, Podcast. Mette, mettiamo il poi link qua mettete il sotto. like, cliccatela alla campanella perché così vi arriveranno tutti quanti gli avvisi e già che ci siete andate a fare un Iscrivetevi salto. anche. No, andate sul sito ivanoporpora.com/blog, Iscrivetevi alla dove c'è il newsletter blog. che è veramente. E se vi va iscrivetevi alla Poi lo newsletter. dico, Dopo. perché ieri sera non l'ho detto, ma poi lo dico quello che. Io ho pensato a un certo punto, noi siamo entrati all'interno di un'ottica nella quale le cose non si possono dire. Il problema è che se noi interiorizziamo gli standard di Facebook, e io parlo di Facebook e di Instagram perché la nostra vita è
stata furiosamente compenetrata da una vita social, cosa che prima non c'era nella da nostra un vita. Da un linguaggio assolutamente. Cioè, noi siamo all'interno il pollice per noi è diventato una sorta di rapporto col mondo. Faccio le cose in modo che ricevano il pollice. È successa una cosa enormemente pornografica recentemente, Io guardavo e dicevo, scusate, ma stiamo impazzendo? Quella ragazza che è stata uccisa, la ragazza incinta che è stata uccisa dal compagno. E una pletora di post che parlavano di come si sentissero le persone con le quali sono in contatto riguardo a questa questione le lettere che venivano scritte in cui si dicevano cara e la chiamavano per nome, adesso non mi ricordo il nome, io mi sento così. Addirittura una persona della sua famiglia, della famiglia di lei, che scrive una lettera fingendo di essere lei, fingendo di essere la persona morta, dice cari voi che adesso siete rimasti sulla terra. Ma questa è pornografia. Questa è pornografia. Ah, esercizio dolore. Di stile. A me no, ma che cazzo me ne frega di come ti senti tu rispetto a una persona che è morta. Non scrivere niente perché questa persona è stata uccisa. Vuoi scrivere una tua riflessione? Scrivi una tua riflessione e dici ragazzi, questa cosa qua mi sta colpendo perché? Ma a me dire, ragazzi, non sapete quanto sono devastata? Chi cazzo se ne frega? Quella è morta. Cioè, vuoi fare un conto fra chi è stato devastato? Hai già perso. Cioè, io sono rimasto estremamente colpito dalla morte di Francesco Nuti, perché per me Francesco Nuti è una parte della mia infanzia e adolescenza che è finita, ma non è finita adesso. Francesco Nuti aveva avuto un incidente domestico e io ho passato un 25 anni sperando che ce la facesse. Questa cosa qua per me non è nuova, perché per me è successa la stessa cosa con Bobby Fischer. Bobby Fischer ha abbandonato gli scacchi nel 1972, si è rivisto nel 93, era completamente impazzito, era antisemita. Eccolo, era completamente impazzito, era antisemita. Come era detto Federippi nella sua puntata Product Placement. No, ma non è per questo. Ma questa cosa per me ha dei risvolti anche estremamente privati, personali. Sì. Perché mio padre ha perso la madre nel 1990, ha perso il lavoro nel 91, ha subito mobbing, questo l'ha portato in depressione e io ho passato dal 91 al 2012 a sperare che papà ce la facesse. Nel 2012 mio papà è morto, ok? Grazie a Dio è morto dopo aver letto il mio primo romanzo, perché è morto un mese dopo, ha fatto in tempo a leggerlo una volta e a dirmi non mi è piaciuto, a leggerlo la seconda volta senza che io lo sapessi, non sapevo che lo stesse rileggendo, l'ha riletto e ha detto guarda Ivano, mi è piaciuto. Per me quello è stato il punto, ma questa cosa qui io ve la sto argomentando e argomentandola ti sto spiegando perché per me è importante che sia morto Nuti. Cioè, per no, quale non motivo... è che è importante che sia morto, perché è importante il tuo sentimento, il mio sentimento alla sua morte. Esatto. Ma se io ti dico questa cosa qua riguardo alla donna che è morta, mi viene da dire che ne sai? Che c'entra? Spiegami. Se non mi spieghi, stai facendo un esercizio merdoso di stile e io non tollero gli esercizi merdosi di stile sulla morte di una persona. E adesso, cattivo gusto. E adesso qua ti interrompo perché... Vai. Allora, vi dico questa cosa. Io e Ivano ci conosciamo da circa 4 anni e mezzo. E... Solo 4 anni e mezzo? Sì, 4 anni e mezzo. E la questione con lui è che non si può fare un discorso solo, perché ogni discorso è apri finestra, apri finestra, apri finestra, apri finestra, apri finestra. Forse dopo qualche tempo inizia a fare chiudi la prima, chiudi la seconda, chiudi la terza, chiudi la quarta. No, però quindi... sto imparando a chiudere, devo dire. Quindi... In realtà le chiude, però sì, molto in là. Esattamente. Allora, stiamo dicendo un sacco di cose, stiamo parlando poco di te, ma secondo te tu stai emergendo nel dire quello che stai dicendo? Beh, sono uscite le urgenze. Alla fine sì. Mi sembra. Allora, però io voglio fare un po' il punto per tutti coloro che magari è la prima volta che ti vedono. Ok. Allora, quindi facciamo un po'. Questa persona qui, ciao Ivano, questa persona è, come diceva lì all'inizio Silvia, ha scritto un po' di libri ed hai scritto sia romanzi, sia fiabe, sia questi ultimi due che sono nella tua produzione, gli ultimi due nati in tempo, in maniera gli ultimi due nati, Un re non muore,
il tuo punto di vista sugli scacchi, che però non è vero. No. E Nero e Bollente, che è uscito da qualche mese, il tuo punto di vista sul caffè, che però Che non è però non è vero. vero. Di quale vogliamo parlare? No, ma aspetta, io volevo fare una cosa un po'. Vabbè, voglio farti una domanda prettamente sui titoli dei tuoi libri. Perché non ho mai capito se hai lavorato con qualcuno o sono tutta farina del tuo sacco, direbbe qualcuno. Allora, il primo. O meglio, come me li sono segnati io, perché non me li ricordo in ordine cronologico. Anzi no, senza l'articolo. Conservazione metodica, No, no, cioè, la la conservazione metodica conservazione del metodica dolore. del dolore. Sì. Ok. Poi, nudi come siamo stati. Sì. Poi, l'argentino. Sì. Poi arriva le fiabe. Le fiabe sono Fiabe così belle che non immaginerete mai. bellissimo, bellissimo questo. E poi invece La vera storia del leone Gedeone. esatto. Il giorno in no, Il giorno in cui il nonno salì, scese in scese in cielo. cielo. Scese in cielo. E poi l'ultimo, che secondo me è bellissimo, parole d'amore che moriranno quando morirai. Ma che titoli sono? Beh, per me sono Sono titoli bellissimi. bellissimi. Allora, io sono sempre stato affascinato dai titoli della Vermüller, perché secondo me dicono tantissimo. Te ne faccio la cronistoria velocissima, ok? La Questa è una battuta, non ci conservazione. credete, voleva farci No, no, ma è ridere. vero. La conservazione metodica del dolore è una frase che mi venne detta in realtà dalla mia ex moglie durante un litigio. Io Wow. stavo scrivendo questo romanzo, non aveva ancora un nome, o meglio, aveva un nome. Che preferisco non dire perché è un nome che mi sto tenendo buono, perché secondo me Un bel è un bel titolo, te lo titolo. tieni, te lo giochi. Esatto, me lo gioco. E stavano litigando questa discussione feroce, lunghissima. A un certo punto mi disse: perché quello che tu stai facendo è una conservazione metodica del dolore. E io ho detto: ok, da adesso in poi io non posso più ascoltare neanche una parola che lei mi sta dicendo. Lei continuerà a parlare per 4 ore e io ero lì che La dicevo: la conservazione conservazione metodica metodica del del dolore. dolore. Perché in quei momenti, quando stai litigando, non puoi dire scusa un attimo, devo prendere un appuntino veloce. Da 4 ore No, diventano no, no, 12, no. E poi non c'è. soprattutto, ma è È irrispettoso. irrispettoso. Quindi, diciamo Quanto così, siete cinici. me ne avvocco la paternità perché sostanzialmente ho scelto le parole, ma mi sono state dette. Nudi come siamo stati è tutta farina del mio sacco e mi piace da morire, forse è il titolo che amo di più. L'Argentino è che in realtà non era il terzo libro, è il terzo Il romanzo, terzo ma romanzo, sì. contemporaneamente ne vennero degli altri, visto che gli altri avevano titoli lunghissimi, mi piaceva che questo fosse super fermo, super iconico, soprattutto perché c'è una frase all'interno del libro che è molto importante che dice: non era argentino. Esattamente, Quindi sì. l'argentino non è argentino, non ha mai visto l'Argentina ed è la Esatto. storia di una sorta di protocristo che arriva sul mondo nella Spagna del 58, soltanto che In quella Spagna lì. per redimere il paese dal peccato, invece che ripulirli dal peccato, letteralmente anche penetra nel peccato, quindi Sì. mangia, beve, tromba, ne fa di ogni. Fra l'altro mi fa ridere che era nato come romanzo porno perché vedevo le 50 sfumature di grigio, dicevo: cazzo, voglio vendere un pochino anch'io. Però a un certo punto, esattamente come abbiamo detto prima, a un certo punto ho dovuto fare la scelta fra la bellezza che era qua e l'arte. E una notte ho sognato una scena che era bellissima, che però purtroppo col libro porno non c'entrava più niente, quindi ho dovuto scegliere se andare di qua o andare di là. E il Cioè, sogno ha e il parlato. sogno ha parlato. Parole d'amore che moriranno quando morirai è la silloge di poesia. E è semplicemente una delle frasi. La frase finale, credo, del libro, che è una strofa di una poesia. Quindi dice: queste sono parole d'amore che moriranno quando morirai, perché era dedicato a una persona, appunto la mia ex moglie. La vera storia del Leone Gedeone, vabbè, mi piace perché i bambini si divertono tantissimo, a me quando i bambini si divertono io mi Questa diverto. cosa che tu ti sei dedicato anche alla fiaba ha Sì. qualcosa a che fare con il tuo essere insegnante di scrittura? No, a che fare con l'essere zio?
perché sono zio di 8 nipoti, Ah, cioè quindi caspita, allora sono. sì. Che poi in realtà, cioè, io sono zio di 8 nipoti, sono proto padre, nel senso che ho la mia compagna, ha 2 figli adolescenti, quindi ho a che fare anche con loro, e la mia ex moglie aveva un nipote e mi sento ancora zio per questo nipote, quindi alla fine sono tanti. E io ho molto mancato nel mio ruolo di zio per vari motivi, complessità familiari. Sono stato molto lontano da loro, in particolare dalle prime 5 nei momenti della loro infanzia. E quindi era un modo per dire: guardate che lo zio vi ama lo stesso anche se non mi state vedendo. Adesso stiamo recuperando il rapporto, abbiamo recuperato il rapporto, è un rapporto meraviglioso. C'ho la grande che mi scrive quando c'è le gare di marcia e quindi ci sentiamo. Però era un modo per dire: giochiamo con la parte più divertente, più scema, ok? Tiriamo fuori la parte scema. E quindi questo è invece la storia del nonno che scese in cielo. È una cosa che è un modo per spiegare ai miei nipoti che il nonno è morto e come, perché si dice sempre che il nonno è salito in Salito in cielo, ma cielo. tu lo vedi andare sottoterra. Ah, E quindi è sì, un modo già. per far stare dentro le due cose. E allora spiega tutto quanto il drago Baretta, che dice ogni bambino ha un drago, e insomma è bella, una storia molto molto bella, mi piace, molto commovente. E Molto invece fiabe carina. così belle che non immaginerete mai è appunto lo stare dentro nel Sì, divertimento. Credo che sia il libro assolutamente. che mi sono divertito di più in Poi assoluto è a proprio il titolo scrivere. che a me piace un sacco. Fiabe così belle che non immaginerete mai. È Esatto. bellissimo, Sì, è anche veramente. sgrammaticato perché non credo neanche che sia giusto in italiano, per chi se ne frega. Ma chi se ne frega? A me piace proprio il senso. E poi arriviamo agli ultimi due, l'ultima Sì. due produzioni. Allora, quindi abbiamo detto, hai scritto fiabe, romanzi e questi due che, come ho detto diverse volte, come io lo dico spesso di te, quando scrivi opinioni, quando hai scritto questi due saggi, tu scrivi saggi e dai opinioni come se fossero romanzi. Ed è una cosa che a me di te ha sempre affascinato, lo sai, non te l'ho mai negato. Perché riesci a trasformare, secondo il mio punto di vista, la nozione in racconto, in storia. Ma guarda, perché in realtà per entrambi i saggi io sono partito da uno che era non mi viene da dire appassionato, mi viene da dire amante della materia, cioè proprio amante in senso erotico Erotico. sì, nel senso che io per gli scacchi sono folle. Durante quel periodo storico veramente lo frantumavi Maroni con gli scacchi. Quale? Cioè, ci sono stati 2 anni in cui non parlavi Ah, d'altro. non lo sapevo. E io a un certo punto ho detto: sì, ok, abbiamo capito che ti piacciono gli scacchi, ma Beh, ti basta. No, ma piacciono, se è vedete. anche un praticante serio Io della. ho due cose che mi fanno totalmente andare fuori di testa, ma andare fuori di testa vuol dire letteralmente, cioè se dopo osserverete, dopo aver iscritto e aver cliccato la campanella e aver messo il like, se riguarderete questo video, guardate ogni tanto la mia mano, io disegno Sulla sui gamba. pantaloni, sì, perché io sono un disegnatore compulsivo, ok? Cioè disegno sempre, faccio così. Infatti un giorno, dopo 2 anni e mezzo che stavamo insieme, il mio compagno mi ha detto: io no, cosa stai facendo sul... Ho detto: guarda, lascia stare, perché se io te lo spiego, cioè, mi molli subito. Sto disegnando, fa, ma come stai disegnando? Smettila, così mi sembri un pazzo. E sono fatto così. Bellissimo, Sì, ma è perché è vero. questo. E gli scacchi sono la stessa cosa, cioè se io vedo una scacchiera da qualche parte, impazzisco, cioè una metà della mia attenzione è rivolta qua e una metà della mia attenzione è rivolta là, ok? Io guardo la posizione sulla scacchiera, cerco di risolverla, cerco di pensare quali sono i piani, ma anche perché, lo dicevo anche all'interno del libro, è una riduzione di complessità, quindi io non è che faccio i saggi con l'idea di spiegare alle altre persone le cose, ok? Ci sono persone che sono enormemente più brave di me, Falcinelli, fa i suoi trattati sui colori, oppure c'è Saturno e la Melanconia, se leggete questo saggio che è meraviglioso, Consigliato. consigliato. È un saggio meraviglioso, ma scritto da persone che sono estremamente competenti. Nel mio caso è un amante che si è dovuto creare una competenza, quindi è
l'amante della materia, negli scacchi ne sapevo molto di più perché comunque io ho imparato a parlare in inglese perché mi prendevo Dovevi, le riviste di certo. scacchi e studiavo gli scacchi in inglese. Io ho sempre studiato francese. Per il caffè è la stessa cosa, cioè mi hanno detto cosa ne pensi se scriviamo un libro sugli scacchi, cioè se lo scrivi. Ho parlato con Utet, mi hanno fatto questa proposta sul caffè e ho detto: guarda, io il caffè lo bevo, però le mie competenze si limitano a arabica robusta. Quindi in realtà è stata una divagazione enorme all'interno del tema del caffè, un apprendimento, perché ovviamente mi sono trovato a studiare, approfondire, andare, parlare con persone, eccetera. Però dal punto di vista, e questo secondo me è affascinante, dal punto di vista quasi dell'esterno, dell'estraneo. C'è un libro meraviglioso, è un racconto lungo di Cortázar, Altro altro consiglio? consiglio, che si chiama Il persecutore o l'inseguitore, a seconda delle edizioni Sì, in cui lo esatto. trovate, che parla di Bruno, questo personaggio che sostanzialmente fa la biografia molto vicina di Bird, di Charlie Parker. Non si chiama Parker lì, si chiama Carter, ma insomma si capisce che è Sì. Bird. E è un libro meraviglioso, proprio è uno dei miei top 10 della vita di Cortázar. E la caratteristica è che un mediocre osserva il genio, sta nell'ambito della sua mediocrità, ci sta al punto che alla fine, non sto bruciando nessun finale, non sto facendo nessuno spoiler perché in realtà è più da analisi del libro che non da lettura. Alla fine si chiederà quanti libri ha venduto del suo libro, ok? Quindi è la trivialità pura. E Quello io che faccio sono. sempre io parlando di È il libri. pensiero che abbiamo sempre tutti. E sono un po' in questo libro qua. Io sono un po' il Bruno che osserva la meraviglia degli scacchi, la meraviglia del caffè. Ha un punto di vista un po' triviale, però è affascinato da questa incredibile poesia. Grazie. Io Bello. adesso ti dico questa cosa qua, anzi faccio questo piccolo gioco. A Ivano non ho detto preparati qualche suggerimento da dare, proprio perché l'avete visto adesso, no? Ho detto tanto che cosa gli dico a fare, preparati dei libri da suggerire, tanto mentre parla ne suggerirà così a iosa. Allora però adesso ti dico, hai nominato Cortázar dicendo è sicuramente tra i 10. Sì. E allora facciamo il gioco di alta fedeltà. Top 5 dei tuoi libri della vita. Allora, No, ma come alta fedeltà, così. no, allora, Saga di Tonino Benacquista. Saga di Tonino Benacquista va letto assolutamente, e il bello è che è fuori commercio. Ah beh, Quindi, quindi biblioteche, seconda biblioteche, mano. seconda Ok. mano, in tutte le possibilità di seconda mano che trovate, perché Saga di Tonino Benacquista, che in realtà è Saga. Perché Tonino Benacquista è un autore francese, fra l'altro autore francese, se non mi sbaglio, anche di Lucky Luke, cioè è uno sceneggiatore Non di me lo Lucky ricordo Luke. io, però No, può no, ma è essere. sceneggiatore di Lucky Luke, quindi è fantastica questa cosa qua. Ha scritto questo libro che è l'apoteosi della modalità di scrittura di un autore. Nel senso che ci sono queste quattro persone che vengono chiuse all'interno di uno stanzone e gli si dice: noi vi paghiamo in pizza. E Bellissimo. dovete inventarvi una serie TV di cui non gliene fregherà niente a nessuno perché ci serve semplicemente per mandare in onda qualcosa di francese su un canale che sennò sforerebbe la produzione Io straniera. volevo far parte di quei quattro. È Se mi divertentissimo. pagassero in pizza sarei l'uomo più È contento del divertentissimo, soltanto che a un certo mondo. punto questi quattro che sono completamente diversi perché uno è stato uno sceneggiatore di Fellini, una scrive romanzi rosa, uno c'ha il problema del figlio, del fratello che è gravemente malato, e il quarto è forse il più normale, scrive romanzi noir. Alla fine si trovano ognuno a seguire la propria strada, esplodono e nell'esplodere la Serie A un po' più di successo di quello che si aspettavano, con i Ottimo. pro e con i contro. Quindi Saga. è Saga totalmente. 5-4. Playboy Stories, fuori commercio. Vabbè, ma allora, Vabbè, però. qualcuno che magari possono trovare più Ma facilmente. Playboy Stories, ti racconto anche per quale motivo. Non No. abbiamo sponsor, quindi possiamo No, farlo. ok, ma
Se uno vuole andare a cercare, deve farsi anche lo sbatto di Certo, trovarlo. ma Sei così. simpatico, vuoi trattarli proprio male i nostri Non ascoltatori. sono d'accordo con Io ero un questa cosa. ragazzino piccolino, ve la posso raccontare veramente, vero? Cioè, Sì. però con questa facciamo il botto di ascoltatori, ma contemporaneamente mi sputtano tutta quanta la mia. È Ma la va tua bene, libera scelta. fai te, è la mia libera scelta. edulcora dove vuoi. Io ero un ragazzino piccolino, ma piccolino vuol dire piccolino piccolino, cioè vuol dire io a 16 anni mi faccio la carta d'identità e mi chiedono l'altezza, giuro, io dico 1,61 m e loro mi dicono 1,65 m ci ho messo perché nano crescerai, ok? Me l'hanno fatta, dalle nostre parti si dice incrassar, Alla faccia ok? della cancel culture, Esatto, proprio. No, ma nano avevo già questo affettuoso. piede qua che è un Ok. 47. Nano affettuoso, nel senso che al nord nano si dice Sì, per dire nano vuol dire. bambino. Sì, nano vuol Scusa, questo dire. video è pieno di parole trigger, comunque, che dovrò censurare per mettere su YouTube, Esatto. sappiatelo. Quindi stai andando un sacco di lavoro, eh? Sì, Sto mamma mia. disperando. Sì. E niente, a un certo punto letteralmente mi scatta l'ormone, ok? Quindi a 16 anni improvvisamente il corpo impazzisce e divento più alto, comincio a fare a 17 anni attività fisica e come ti puoi immaginare l'ormone vuol dire l'ormone in ogni ambito. E quindi vado in vacanza con i miei genitori, prima di andare in vacanza mi corro a prendere l'Espresso e Panorama, perché c'erano, se ti ricordi, le Sì, copertine con quelle le donne, quelle simpatiche. berlusconiane, per restare in Esatto, tema. abbiamo parlato di quello all'inizio, d'altro E vado canto. in biblioteca, comunale di Viadana, e prendo Playboy Stories. E grazie all'ormone questa cosa qui mi ha cambiato la vita, perché Playboy Stories, ho scoperto poi, non erano racconti erotici, ma erano racconti che i grandissimi autori, grandissimi, cioè si sta parlando di Nadine Gordimer, Gabriel García Márquez, Philip Roth, Haruki Murakami, c'era Isaac Bashevis Singer, c'era Che pubblicavano all'interno della rivista. che pubblicavano all'interno della rivista anche I cose, racconti. come si chiama, Nabokov. Sì, Sì, i pubblicavano racconti. lì dentro. Perché pubblicavano lì dentro? Perché pagava. Certo. E quindi io mi sono preso questa rivista con un obiettivo, cioè questo Diverso. libro con un obiettivo Diverso. ben chiaro, e mi sono trovato, mi ricordo questo giorno, a leggere questo racconto incredibile di Irwin Shaw, si chiama Laggiù dove le cose belle e colme di grazia discendono. Ecco perché non hai preso i Vabbè, i tuoi doppi titoli. sensi, poi i doppi sensi No, che si no, spreca. no, 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 Vabbè. era. Però è una bella frase, ecco da dove arrivano anche i Ma tuoi ragazzi, è una titoli. frase dei salmi, cazzo, è una frase dei salmi. E è un racconto bellissimo, meraviglioso, che racconta della presupposta felicità da parte di un ragazzo che ha tutto nella vita, fin quando un giorno non muore un vaghissimo conoscente, si trova inaspettatamente a dover fare da supporto al fratello di questo ragazzo qua, che è sfigato. E questa cosa qua gli cambia totalmente il punto di vista sulla vita, la felicità e l'amicizia. E io leggo questa cosa qua e per me, cioè, questo vale 100.000 volte tutto quello che avrei potuto fare dall'altra parte, con tutto l'enorme rispetto, perché, come dire, fa parte della vita, ma davvero mi cambia il punto di vista sulla scrittura. E io non scrivevo E all'epoca, eh. tu eri già comunque un grande Io ero lettore. un lettore ferocissimo, cioè io leggevo le bollette della luce sul tavolo del dottore, cioè leggevo qualsiasi cosa, ero un lettore compulsivo. A me la lettura veramente ha salvato la vita, perché per me era un modo per stare attaccato al mondo. Quindi Certo. quei due lì, Restiamo a tre, non a Dance Dance cinque. Dance di Haruki Va Murakami. bene. Okay. Dai, no, se dici solo i titoli va bene anche per Dance Dance Dance, poi Sì, poi Dance 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 è bello, piace anche Sì, a me. Quindi totalmente. avallo il suggerimento. Il persecutore di Cortázar, che poi è diventato Ok, l'inseguitore, che avevi citato prima. e direi, allora sicuramente ne dimentico qualcuno, direi o un Camus a casa, ah, ce l'ho, L'idiota di Dostoevsky. Evviva! Bene, noi possiamo. Diciamo, Aspetta, vorrei ok. introdurre una nuova rubrica di questo podcast, Ah, cioè la ok. rubrica Scrittori a petto nudo.
Quindi se vuoi procedere, sto scherzando. Ci sono rimasto di merda. Avete guardato malissimo, volevo continuare. Va bene, ok. Che brutta occhiata, ragazzi. No, non è una brutta Ma non cazzo. siete per niente sportivi Cioè, qua, cosa? eh? Se vuoi, però, lo facciamo tutti e tre. No, No, perché assolutamente. questo segna una differenza, infatti, perché se tu ti metti a petto nudo è una cosa, se lo faccio io è un'altra. Ok. È vero, è vero. Lasciamo con questo spunto di Noi chiudiamo di riflessione. solito Ne sei questo. sicura? Ne Eh sì, su sei questo sicura? canale sì, e anche su tanti altri. Io ci rifletterei, nel senso che Ma quel frame potremmo metterlo su questo YouPorn? Dobbiamo fare uno. Io già. oggi sei fuori Allora, nel senso che il controllo. petto Per me, Aspetta, mi stanno venendo proprio idee imprenditoriali in questo momento, sono molto ottimo, creativa. ottimo. Dimmi. Il seno femminile è sessualizzato, ovviamente, però Certo. anche il petto maschile, soprattutto dall'avvento dei social, è abbastanza sessualizzato, Sì, solo che Non è il petto maschile censurato. non si Sì, sono censura. d'accordo. Il petto maschile non si censura, infatti, è questa cosa che a me fa di una tristezza devastante. E il petto femminile o il seno femminile, invece, sì. Sono Ed è una d'accordissimo. cosa assurda che, allora, se dobbiamo dire, e poi, vabbè, questa roba qua per me è folle. Se dobbiamo dire che siamo tutti uguali, che abbiamo bisogno perché uno sì e l'altro no? Perché uno è accettato e l'altro no? Ma è questa cosa che io trovo folle. Perché La trovo veramente folle. semplicemente Perché ci sono gli Facebook stupidi. è... No, perché Facebook è fondato Ma non solo sulla... Facebook, è in generale. Facebook è il social per eccellenza, perché Facebook ha aperto la strada per i social. Facebook è incentrato sulla morale statunitense, la morale statunitense, la morale Protestante. vittoriana, esatto, Ok. nella quale le armi sono consentite perché ci sono gli emendamenti, nelle quali è consentito dire quello che vuoi perché ci sono gli emendamenti, ma nelle quali la sessualità è profondamente Perché non ci censurata. sono gli emendamenti? Esatto, e in particolare la sessualità da parte del femminile è uno sguardo per me È vero stupido. però che il corpo femminile è sessualizzato non solo dalla morale vittoriana, ma No, diciamo in in generale. generale, sì, certo. Questo poi No, apre è altre verissimo. parentesi. Comunque Poi mi hai fatto prendere un veramente. colpo. Però veramente. No, guarda che se avessi accettato sarebbe stato un bellissimo hype. Comunque ci riproverò. Però le Con un braccia però altro sono belle. ospite la prossima volta e io almeno sarò più preparato perché ho fatto. Cosa sta dicendo? Allora, noi di solito quando salutiamo dicendo una frase tratta da Tolkien, da Il Signore degli Anelli, quando Gandalf manda via la compagnia dell'anello dicendo fuggite sciocchi. L'abbiamo trasformato in leggete sciocchi, ma dalla volta che abbiamo avuto qua Federica Fabrizio in arte, come dicevano i vecchi Federippi, io vorrei, se tu sei d'accordo, che dicessimo sempre leggete sciocche. Perché mi piace di più usare il femminile come plurale invece del maschile come plurale. Va Mi bene, piace di carino, più. mi piace questa cosa. Leggete, Quindi da adesso in poi, leggete sciocche. sciocche! Prego! Firma della cartellina. Ah, che bello!